arriva a mettere lo zampino sulla pedana con numeri alti, Andrea Grugnola con Andrea Sassi al suo fianco, attualmente secondo nelle due ruote motrici sport, ma è già una vecchia conoscenza dell'International Rally Cup. Il campione torna anche a nobilitare le vetture piccole. Sì, dai, è sempre bello correre queste macchine qui che mi ricordano un po' la mia infanzia, sono sicuramente le macchine iconiche che vanno ancora molto forte. Per noi è la seconda gara quest'anno con questa vettura dopo l'Elba, dunque siamo super contenti di essere qui. È fiero di essere qui, ma soprattutto noi siamo fieri di averlo, perché pensate, con questa macchina è riuscita a conquistare l'undicesima posizione assoluta dopo il Rally Elbano, quindi questa la dice lunga su quello che sa dare di spinta su quel piede. Forza Andrea, uno degli umili che però appena mette il piede pesante, questo fa di lui un vero sportivo, ci piace. Ospita in questo momento. Allora Andrea, 17ª posizione assoluta, sei nell'Olimpo quasi della gara con questa vettura. Sì, dai, siamo super contenti.
è stata una bella gara quest'oggi, anche con gli altri ragazzi comunque del Dorato Motrici che sono andati molto molto forti, il livello è stato alto e questo è meglio perché comunque corriamo anche per allenarci, dunque facciamo un complimento a loro, ringraziamo SMG come sempre, la macchina molto molto veloce e tutti i nostri partner. E poi volevo fare anche un applauso all'organizzatore perché quest'oggi comunque ci ha messo nelle condizioni di disputare tutte le prove speciali. Non è stata semplicissima, però sono stati dei grandi. Non era facile. Senti, che tipo di esperienza stai costruendo negli anni a passare dalle vetture dove abitualmente corri fino a tornare alle piccoline? A inizio gara faccio sempre un po' fatica a carburare. Ma in tutti e due gli ordini di cose, cioè quando passi da questa all'altra e dall'altra a questa? No, perché vabbè, con la Rally 2 diciamo guido molto più spesso e dunque mi trovo subito più a mio agio, mentre qui quando ho una macchina potente devi tornare indietro, non è semplicissimo, dunque anche questo fa parte dell'allenamento e non mi fa capire. Grande spirito di adattamento, complimenti. Andrea è un campione come sempre, ci fa piacere salutare lui e i Sassi che chiudono in 17ª posizione assoluta, primi ovviamente nella K10, anche lui iscritto al campionato oltre che nella sua grande carriera di pilota pluri premiato, pluridecorato.